Con un fucile da caccia ha colpito all'addome un 47enne e poi si è dato alla fuga. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è stato arrestato qualche ora dopo nella propria abitazione, mentre la vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Massa. Il dramma si è consumato ieri mattina a Tavolara, nei pressi di Sarzana. Un 59enne di Castelnuovo Magra si era infatti spinto per cacciare troppo vicino alle case e uno degli abitanti della zona, preoccupato per l'incolumità della propria famiglia, gli si sarebbe presentato davanti costringendolo ad allontanarsi. Tra i due uomini è quindi scoppiato un violento diverbio, culminato con un colpo d'arma da fuoco sparato dal cacciatore nei confronti del 47enne originario del Marocco. Il cacciatore ha subito tentato di nascondersi, scappando e rifugiandosi nella propria abitazione. È lì che lo hanno ritrovato diverse ore più tardi i carabinieri della compagnia di Sarzana e del reparto operativo della Spezia, che hanno battuto tutta la Val di Magra prima di scovarlo. L'uomo inizialmente ha negato, poi ha ammesso di aver premuto il grilletto. L'ipotesi di reato è quella di tentato omicidio. Sotto sequestro il fucile dal quale è partito il colpo e altre armi detenute all'interno dell'abitazione. Nel pomeriggio l'interrogatorio davanti al pubblico ministero. L'uomo, pur non negando le circostanze, avrebbe dichiarato che si sarebbe trattato di un fatto accidentale e non volontario. Una versione che non convincerebbe gli investigatori, considerando anche la volontà del cacciatore di dileguarsi. La vittima, ferita all'addome, è invece stata trasferita con l'elicottero al NOA di Massa e, dopo aver subito un intervento, è ancora in pericolo di vita.